Ciao amici, scusate per la luce pessima che ci sarà in questo video, ma qui all'improvviso sembra essere ritornato l'autunno. C'è una giornata pessima, piove, il cielo è tutto grigio e ovviamente in casa è buio. Comunque, al di là delle condizioni meteorologiche che ci sono in questo periodo qui in quel del Riminese, oggi sono qui per accingermi a fare, penso, il più grande decluttering di vestiti che io abbia mai fatto. E di questo non ne vado molto fiera, molto orgogliosa, perché vuol dire che nel mio armadio o ho tanti vestiti che non mi vanno più, e questo ci potrebbe stare, o ho tanti vestiti che ho comprato pensando di utilizzare e di sfruttare, che poi invece non ho quasi mai messo, e questo per me è male, perché devo imparare a fare degli acquisti più ponderati e a non farmi prendere più dal "oh, che bello" e poi non lo metto mai. Penso che questa comunque sia una cosa che succede alla maggior parte delle donne. Compriamo un sacco di vestiti che poi teniamo nell'armadio, magari utilizziamo due volte se va bene. Non potendo fare un decluttering totale di abbigliamento autunnale-invernale e abbigliamento estivo barra primaverile, perché altrimenti verrebbe fuori un video troppo lungo, comincio dall'abbigliamento autunno-inverno, che oramai dovrebbe essere terminato, si spera, però come vi ho detto oggi c'è una giornata che non è che ispiri proprio tantissimissima primavera, però comincio proprio dalla stagionalità di questi vestiti e vediamo un pochettino che cosa viene fuori. Secondo me mi rimarrà l'armadio mezzo vuoto, ma cercherò di essere brava nel non fiondarmi nei prossimi giorni o nei giorni a venire nei negozi a fare shopping e a rimpinguare l'armadio. Quindi, se dovesse rimanere l'armadio un po' vuoto per tanto tempo, più di tanto non mi dispiace, anche perché vi ripeto, sto comunque andando a fare decluttering di vestiti che tra un po', se il tempo lo permetterà, non si metteranno più perché comincerà a fare caldo. Io e Simo qua in camera da letto dividiamo un mega armadio a 1, 2, 3, 4 ante, ma sono ante giganti, quindi sarebbe tipo un armadio a 6 ante normali. Quindi le due ante grandi che ci sono là in fondo sono di Simo, ci sono tutti i suoi vestiti, mentre le prime due ante che ci sono qua sono il mio guardaroba. E come vedete all'interno ho tantissimi capi di abbigliamento. Oramai questi armadi sono strapieni e le grucce dei vestiti a volte sono talmente sovraccaricate da vestiti che si rompono, quindi è proprio il caso di intervenire. Vi chiederete con quale criterio selezioni i capi da togliere dall'armadio, da eliminare. Allora, se ci sono dei capi che non mi stanno più perché sono diventati troppo larghi, perché magari a furia di lavarli il tessuto si è lasciato andare e quindi addosso non mi vestono più bene, oppure sono rotti, rovinati, mi stanno stretti, ma di stretto non mi sta niente, ovviamente li prendo e li accantono. Se invece ci sono dei capi di abbigliamento che comunque non sono rovinati e sono totalmente mettibili, ma non ne sono più tanto convinta, già magari nello scorso cambio di stagione avevo detto: ma questo vestito qui non l'ho mai messo, ma sì, lo tengo ancora per un'altra stagione e poi vedrò. Se ci sono dei capi di abbigliamento che me li sto portando dietro da qualche annetto e continuo a non mettere, a sto giro ho detto basta, li prendo e li tolgo. Un esempio è questo vestitino qui in maglina lungo, carino, che avevo comprato, mi sa, al mercato di Sant'Arcangelo, che a vederlo è molto carino, però su di me non mi piace come veste, non mi piace le forme che fa, è un pochino troppo lungo, arriva un pochino troppo sotto il ginocchio, fa un po' più effetto signora. Sinceramente è un capo che non mi valorizza e visto che è già dall'anno scorso che sono titubante se tenerlo o no, ma ogni volta che provo a mettermi non mi convince, infatti me lo tolgo e mi cambio di outfit. A sto giro ho deciso che lo tolgo definitivamente dall'armadio. Qui ne ho un altro simile, un facsimile, è sempre un vestito fatto così a maglia lungo, solo che ormai mi devo convincere, e questo errore lo faccio sempre, che questo tipo di scollatura qui, quella un po', diciamo, a barchetta, che quindi ti rimane magari la spallina da una parte un po' più scoperta, oppure il vestito scende un po' di più da un lato che dall'altro, non fa per me perché lo trovo scomodo, perché ogni volta mi si scopre la spalla, io sono freddolosa, si vede sotto la canotta, quindi non è una tipologia di
scollo, diciamo, che io tollero, e soprattutto ha queste maniche fatte un po' così a sbuffo che non mi piacciono, non mi valorizzo, non mi valorizza questo vestito, non mi ci vedo bene, quindi lo prendo e anche questo qui lo metto insieme al suo compagno. Quindi un consiglio che vi do, cercherò di darvi anche dei consigli utili all'interno di questo video, se sapete che avete dei capi d'abbigliamento che state rimandando, state rivedendo da un po' di stagioni, ma anche quest'anno non avete indossato, il mio consiglio è quello di toglierlo dall'armadio e sbarazzarvene, perché tanto non lo utilizzerete neanche l'anno prossimo. Un altro consiglio che vi do è quello di eliminare subito e assolutamente tutti quei vestiti che non vi valorizzano, tutti quei vestiti con i quali non vi sentite a vostro agio quando li indossate, con i quali non vi vedete bene quando vi guardate allo specchio, e cercate di ricordare le prossime volte che andrete a fare shopping quali sono appunto quei capi di abbigliamento che non vi valorizzano, in modo da non ripetere di nuovo lo stesso errore. Butto anche questo mega golfino che ce l'ho nell'armadio da 3000 anni, è troppo lungo, anche sotto ogni giubbotto lungo è sempre troppo lungo e non mi piace a livello estetico, e poi non lo indosso quasi mai perché è un tessuto che un po' mi dà fastidio. Pensavo di tenerlo e utilizzarlo in inverno per stare a casa, ma di fatto non l'ho mai utilizzato, quindi inutile continuare a tenerlo nell'armadio ad occupare posto. Tolgo anche questo. Anche questo vestito a pois fatto a modello tunica che si chiude con tutti i bottoncini qua davanti non lo metto da 350 secoli, quindi perché continuare a tenerlo nell'armadio? Evidentemente questo vestito non ha un grande appeal su di me, altrimenti se fosse uno di quei capi di abbigliamento con i quali mi trovo bene, sono comoda, mi ci vedo bene, lo utilizzerei molto più spesso. Quest'anno mai messo una volta e, se ricordo bene, nemmeno l'anno scorso, quindi è ora di salutarlo. Vestitino di H&M nero fatto a tubino che avrò da tipo 6 anni nell'armadio e l'ho messo penso solo una volta ad un capodanno. Un tubino nero nell'armadio di una donna si dice sempre che non possa mai mancare, però deve essere un tubino che ti valorizzi e non che ti faccia i fianchi larghi, quindi mi dispiace, non hai più il diritto di rimanere all'interno del mio armadio. Eccolo, ho trovato quel capo d'abbigliamento che sì, mi piace indossarlo, ma sono pochissime le occasioni d'uso effettivamente in cui potrei indossarlo, e mi sta un po' troppo stretto, qui sta un po' troppo largo e si apre troppo sul seno, che io non ho. Questo body qui, questo body, signore, cioè potrei far rimettere un punto, una cucitura qui dalla sarta, però qua sotto mi divide proprio in due e non aggiungo altro, quindi anche questo lo togliamo. Altri due vestiti che negli anni sì, ho indossato in un paio di occasioni, però non sono quei vestiti che quando dico ho voglia di mettermi un vestitino vado a prendere quello. Questo è un po' scomodo perché ha il fiocco da allacciare davanti sul collo e mi dà fastidio, è un po' leggerino, non sai mai con cosa abbinarlo, a volte col giubbottino di pelle è un po' troppo leggero, con il giubbotto più pesante non ci sta bene. Questo qui carinissimo, però viscosa, che ti fa pezzare non poco l'ascella, e non lo metto da tantissimo tempo, quindi veramente perché dover occupare tutto questo spazio nell'armadio? No, ma aspettate un attimo, cioè guardate qua dietro che cos'ho, che mi sono accorta solamente adesso di avere, a parte le grucce che mi cascano. Cioè, ho un'altra pila di vestiti che avevo già accantonato in un precedente decluttering, probabilmente dell'anno scorso, e che mi sono dimenticata di avere qua. Forse alcuni di questi capi avevo provato a metterli anche su Vinted, ma non ero riuscita a venderli e quindi mi sono proprio dimenticata di averli. Adesso li tolgo subito all'istante e pulisco, perché si è accumulata un sacco di polvere qua dietro. Allora ragazze, tanti articoli li troverete caricati sul mio profilo Vinted, vi lascio scritto qua il nome del mio profilo, che è GiovannaShop86. Per esempio ho appena caricato questa gonna nera con le piume, davvero molto molto carina, di Stradivarius, io l'avrò messa due volte, è una mini gonna, però vi assicuro che è veramente carina perché fa il suo effetto. Quindi se c'è qualcosa che avete visto durante questo video che vi piace, magari venitelo a cercare su Vinted, perché probabilmente lo trovate caricato nel mio shop. Lo vedete quell'abito fucsia lì all'interno dell'armadio?
Questo mi piange veramente il cuore doverlo eliminare. Perché questo vestito con il pizzo qui ricamato sul petto e una mega gonna in tulle, veramente meraviglioso, è frutto comunque di uno shopping poco ponderato, perché l'avevo acquistato su ASOS qualche anno fa per il matrimonio di una coppia di nostri amici e quando è arrivato a casa è talmente bello, è talmente vistoso, è talmente tanto che ho pensato che fosse troppo esagerato per il matrimonio di una coppia di nostri amici e quindi non l'ho mai messo, però vi assicuro che è bellissimo, ha anche i lacci per poterlo chiudere e intrecciare dietro al collo, è un vestito da principesse. Però non l'ho mai messo, è inutile tenerlo nell'armadio, questo lo caricherò su Vinted e magari avrà l'opportunità di utilizzarlo qualche ragazza che avrà bisogno magari di celebrare una festa, un 18esimo o qualcosa di simile. E qui arriva un altro mega consiglio, valutate sempre l'occasione d'uso per il vestito che state pensando di acquistare. È adatto all'occasione per la quale voglio indossarlo? Sarà un po' troppo esagerato? C'è bisogno di qualcosa di diverso? C'è bisogno di qualcosa di più sobrio e di raffinato? Altrimenti correte il rischio di avere all'interno del vostro armadio dei grandissimi capi che non utilizzerete mai. Ok, direi che tutto sommato in questa parte dell'armadio ho fatto. Guardate quanto spazio in più ho acquisito. Riuscirò sicuramente a muovere meglio le grucce e ad appendere meglio i miei vestiti. Anche nella parte superiore non è che abbia tolto granché, ho tolto giusto due vestiti, di cui uno quello lì fucsia con quella gonna enorme in tulle. Adesso mi sposto invece in questa parte qua dell'armadio, dove ci sono tutti i maglioni, dove ci sono le felpe, dove ci sono le maglie a manica lunga, ma da questa parte sto già che non ho nulla da buttare perché è tutta roba abbastanza nuova e che controllo abbastanza di recente. Farò invece una selezione accurata qua, anche qua in alto perché quei leggings e le copelle non li uso dal 1950, e qui qualcosa nelle felpe. Per quanto riguarda invece sotto le borse, sciarpe, papaline eccetera, sono a posto, perché anche quelle sono delle cose che vengo a guardare spesso e quindi quando c'è qualcosa che non mi piace più, che è rovinato o per qualsiasi altro motivo lo voglio eliminare, lo faccio con più costanza. Invece qui c'è del lavoro da fare. Giorno 2 di decluttering. Ieri poi ho dovuto staccare a una certa perché dovevo andare dall'estetista a fare le unghie e quindi si prosegue oggi. Questa è la situazione che c'è al momento di qua in camera da letto, ma di là in cameretta sull'altro divano ho già messo tutti i vestiti che ho scartato ieri. In questo momento siamo collocati qui. Sto sistemando tutta la parte alta dove ci sono i maglioni e poi sto sistemando la parte là sotto dove adesso vedete abbandonati dei cappellini e lì era dove c'erano tutte le felpe. Ho già tolto, adesso finisco di rimuovere anche i maglioni là in alto e pulisco tutto quanto e sono quasi arrivata alla fine. Dopo eliminiamo anche quei leggings e le copelle che ormai non li uso da una vita. Giusto per farvi capire quando vi dico acquisti sbagliati oppure acquisti sui quali siete indecisi, questi leggings in ecopelle a pois addirittura, boh, non so cosa stessi pensando in quel momento, ce li avrò nell'armadio da tipo 3 anni, mai messi, c'è ancora il cartellino. Quindi per il momento capi così suddivisi in capi che proverò a vendere su Vinted, questi più questi. Capi che ormai sono rovinati, il materiale è diventato duro, secondo me non sono più mettibili e con molta probabilità porterò da H&M nella loro campana di ritiro dei vestiti. Quindi diciamo che per il momento sono giunta a questa soluzione, se vedete qualcosa che vi piace, siete interessati, contattatemi, se non l'ho ancora venduto su Vinted ve lo regalo volentieri. Poi per il momento all'interno dell'armadio sono giunta a una sistemazione del genere. Qua sotto ho riordinato le felpe e insieme alle felpe ho messo anche i pantaloni delle tute che solitamente tenevo appesi di qua insieme agli altri. Ma secondo me ha più senso tenerli qui insieme alle felpe
dovrei essere arrivata ad una quadra, ad una sistemazione abbastanza soddisfacente. Adesso magari mi ripiego, mi risistemo le maglie che ci sono lì perché sono un po' disordinate e credo che questo mega decluttering finalmente sia giunto al termine. Ecco, diciamo che questo è il risultato di questo decluttering intensivo. Tutto quello che vedete qua è tutto quello che ho scartato dopo questa operazione. Perché è stata veramente un'operazione, come vi ho già spiegato, alcuni capi li seleziono per Vinted, altri invece secondo me non sono capi che nessuno meriterebbe di mettere perché sono un po' usurati, rovinati, quindi li porterò probabilmente da H&M e altri capi invece boh, vedrò se qualche amica, qualcuno li vuole, però diciamo che prevalentemente proverò a metterli su Vinted. Mi raccomando, se siete curiosi di vedere il decluttering anche dell'armadio estivo, vi faccio vedere giusto una piccola anticipazione. Anche qua dentro c'è tanta roba veramente da scartare, c'è tanto caos, tanto, veramente tanto. Se volete vedere il decluttering anche dell'armadio estivo, mi raccomando, mettete tanti mi piace. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.